Ben ritrovati in un nuovo episodio sui classificatori, in cui andremo a vedere altri 11 classificatori molto comuni. Come abbiamo già visto nella prima parte, i classificatori sono parole usate per accompagnare i sostantivi quando un nome viene contato o specificato. Per capire meglio cosa sono i classificatori, vi consiglio di recuperare lo scorso video. Vi lascio il link qui sotto nella descrizione del video. Ora passiamo a vedere altri 11 classificatori di uso comune. Classificatore per oggetti sferici come palloni, ma anche frutti tondi come limoni. Esempio, mi servono 4 limoni. Bai. Classificatore per piatti, bicchieri, scodelle, contenitori per il cibo, carta d'identità, vassoi e borse. Esempio, devo comprare 6 piatti. Chabab. Classificatore per documenti. Esempio, devo preparare 10 documenti. ฉันต้องเตรียมเอกสาร 10 ฉบับ เล่ม Classificatore per libri e quaderni. Esempio, ho comprato 8 libri. ฉันซื้อหนังสือ 8 เล่ม แท่ง Classificatore per matite e oro, lingotti. Esempio, ho trovato 4 matite. ฉันเจอดินสอสี่แท่งดาม Classificatore per biro e penne. Esempio, ho comprato 3 biro. ฉันซื้อปากกาสามด้ามก้อน Classificatore per sapone, solido, mattoni, carbone, carne. Esempio, vorrei comprare 3 saponette. ฉันต้องการซื้อสบู่สามก้อนคัน Classificatore per ombrelli, automobili, forchette, cucchiai, canne da pesca, arco per il tiro al bersaglio. Esempio, ho comprato una macchina. ฉันซื้อรถยนต์หนึ่งคันต้น Classificatore per colonne, pilastri e alberi. Esempio, ho piantato un albero. ฉันปลูกต้นไม้หนึ่งต้น ลำ Classificatore per aerei e navi. Esempio, ho visto 3 navi in mare. ฉันเห็นเรือสามลำอยู่ในทะเลเครื่อง Classificatore per dispositivi elettronici come televisioni, telefonini, radio, computer, tablet, elettrodomestici. Esempio, ho comprato 2 cellulari. ฉันซื้อมือถือ 2 เครื่อง